Rifinitura allo stadio Adriatico Cornacchia stamani per il Pescara, che domani si gioca tanto contro la bestia nera Cittadella. Massimo Otto dovrebbe confermare l'assetto visto nella seconda parte del secondo tempo di Lecce, quando il Delfino aveva trovato il gol con Maestro, assaporando per una decina di minuti anche la rimonta prima della terza rete salentina. Dunque due trequartisti alle spalle dell'unica punta Seter. In grande ascesa le quotazioni di Vokic, che appare in vantaggio su Galano per giocare in linea con Maestro, l'unica vera nota lieta di questo inizio di stagione, nonché unico marcatore in campionato del Pescara. Recuperato Asensio, che andrà però in panchina. Bellanova e Masciangelo saranno i due esterni. Tra gli interni sembra sicuro di un posto Busellato, ballottaggio poi tra Valdifiori e Fernandes. Nel trio di difesa certi di un posto Jarosinski e Balzano, i due braccetti. Al centro Scognamiglio, pienamente recuperato e in leggero vantaggio su Gut. Proprio per Massimiliano Busellato questa sarà una partita speciale. Originario di Bassano del Grappa e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Cittadella, con cui ha anche debuttato in B e con la cui maglia è andato a segno anche contro il Pescara di Zeman, che volava verso la Serie A. Una rete che non impedì al Delfino di sbancare il tombolato. Erano tempi nei quali il Cittadella faceva meno paura e non era certo classificabile come bestia nera. Per Busellato 121 presenze coi veneti, più altre 44 con la Primavera. Ci sono altri ex, Drudi, che però non ci sarà, al pari degli altri infortunati, Bocchetti, Bocic, Omeonga, Riccardi e Memushai, quest'ultimo non convocato per una botta presa in allenamento. E poi Ventola, lo scorso anno in prestito al Cittadella, con appena 3 presenze in campionato più una in Coppa Italia. Nel Cittadella c'è un solo ex, si tratta di Elan Castrati, il portiere albanese cresciuto nelle giovanili biancazzurre e vice Fiorillo fino allo scorso gennaio, quando si è poi trasferito a titolo definitivo al Trapani, per poi approdare al Cittadella dopo lo svincolo a causa dei problemi societari dei siciliani. Coi veneti ha debuttato in Coppa Italia contro lo Spezia e anche nelle dichiarazioni rilasciate da alcune testate in settimana ha confermato che domani sarà emozionato nel tornare all'Adriatico Cornacchia e che la scelta di andare via è stata dettata dalla volontà di trovare più spazio per giocare. Cittadella che ha ancora delle grane legate al Covid. La scorsa settimana le positività del tecnico Venturato e del terzino Donnarumma. Mercoledì sono emerse altre 3 positività, 2 calciatori e un dirigente. La squadra stamani è partita alla volta dell'Abruzzo con 22 giocatori convocati. Non fanno parte della lista i 3 infortunati Chajou, Tavernelli e Camigliano. Nell'abituale 4-3-1-2 non ci dovrebbero essere grandi sorprese. Davanti a Maniero la linea di difesa con Ghiringhelli, Frare, Adorni e Benedetti. In mediana Pavan, favorito su Iori, con Vita e Branca mezze ali. D'Urso trequartista alle spalle di Rosafio e Ogunseye, con Sissé pronto a subentrare nella ripresa.